Coach Michelini, parte bene Brindisi, batte nettamente l'Allianz dopo un avvio forse incerto e il fattore campo che diventa determinante per tutte in questo quarto di finale. Sicuramente la partenza di Trieste è stata interessante con Doyle da playmaker che ha un po' sorpreso la Picasa, ma poi è venuta fuori che cosa? Questa energia che la Picasa ha, secondo me, in questo momento anche e soprattutto a livello psicologico dopo il momento e delle problematiche fisiche. E poi è stato un crescendo rossiniano. Il grande segreto, una squadra che come poche gioca ad alti ritmi e come nessuna va a rimbalzo d'attacco, e i 18 rimbalzi d'attacco di stasera hanno fatto la differenza. Uno sguardo sugli altri campi con la super partita di Sassari a Venezia e la sconfitta di un punto all'overtime. Una partita pazzesca, i tre tiri di Spissu a 4 secondi alla fine, poi a un secondo il fallo incredibile su Day, tre tiri liberi di Day. Domani gara 2, pensate, con Pozzecco che torna in panchina, insomma pazzesca questa serie. Invece Milano, sappiamo della forza, della superiorità di Milano, e anche come tutta la stagione la Virtus Segafredo Bologna ha battuto nettamente Treviso, come ripeto, come ha fatto per tutta la stagione, nettamente entrambe le volte.